Salve a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi dell'aspetto più importante della pesca, ossia la scelta del luogo. Quando infatti andiamo a pesca, scegliere il luogo giusto è fondamentale. In effetti il pesce non si distribuisce nello stesso modo su tutto il litorale, bensì scegliete punti ben specifici. Dimostrazione il fatto che quando peschiamo a spinning, ma anche quando peschiamo a surf casting o altro tipo di pesca, ci sono solo alcune piccole buche dove possiamo trovare una maggiore presenza di pesce, e questo deriva da tantissimi fattori, dalla presenza di foci, di porti, scogliere sommerse, scogliere emerse, di canali nella sabbia, e sarà molto importante riuscire a trovare questi posti proprio per affrontare al meglio la nostra pescata. La ricerca del posto giusto è un aspetto bellissimo della pesca, in effetti trovare il luogo giusto dove pescare vi darà una soddisfazione incredibile, ma soprattutto vi permetterà di dire: questo è il mio posto. In quel posto riuscirete a pescare al meglio delle vostre possibilità, ma soprattutto riuscirete a esprimere voi stessi, pescando così come vi piace, soprattutto perché il posto sarà vostro. Ecco perché io non vi faccio mai vedere i miei posti quando vado a pesca, perché secondo me ognuno deve trovare il suo luogo, non è neanche giusto andare a rubare il posto degli altri. Quindi ragazzi, bisogna trovare il posto giusto, ma come si fa? Non è semplice, è difficile, bisogna guardare il mare, bisogna cercare. Però vi svelerò un piccolo segreto, perché io purtroppo nella vita ho fatto tantissimi traslochi, ho cambiato molte case, ogni volta ho dovuto ricominciare tutto da capo. C'è uno strumento che mi ha aiutato tantissimo ed è stato Google Map. In effetti con Google Map abbiamo una visione dall'alto di tutte quelle che sono le coste, delle scogliere naturali, degli ostacoli, e spesso riusciamo a trovare quei posti che possono regalarci delle grandissime soddisfazioni con le condizioni giuste. Ma ora lasciamo questo splendido paesaggio e vi porto sul computer, andiamo su Google Map, vi faccio vedere come cercare i luoghi utilizzando proprio Google Map. Eccoci qua, ci siamo trasferiti sul computer dove vediamo la nostra bella Italia. Questo video ho scelto dei luoghi a caso dove non ho mai pescato. Oggi parliamo della zona di Vasto. Se io dovessi andare a pescare nella zona di Vasto, per orientarmi innanzitutto cercherei dei grandi riferimenti. I grandi riferimenti sono costituiti da porti o da fiumi che sfociano in mare. Eccolo qui, qui abbiamo già un porto dove tra l'altro la costa fa anche un'inversione quasi di 90 gradi, e questo ci aiuterà molto a seconda del vento che troviamo, ma lo vedremo fra un poco. E poi c'è la foce di alcuni fiumi. Questo è il primo, questo è il secondo, con queste scogliere sommerse. Ovviamente qui il fondale è un fondale che sembra essere prettamente sabbioso, quindi i nostri punti di riferimento sulla terra, parliamo di scogliere, parliamo di fiumi, parliamo di porti, sono fondamentali e sicuramente rappresentano un accumulo di pesce, come queste piccole scogliere sommerse. Qui immagino che ci siano dei trabucchi, e questi scogli ovviamente rappresentano un'ottima zona dove poter pensare di insidiare le nostre spigole. Perché ho cercato i porti e le foci? Ma soprattutto in una zona come questa, particolarmente sabbiosa, è ovvio che queste zone siano i punti dove i pesci tendono a radunarsi, perché trovano acque più ferme, perché trovano sicuramente del cibo. Penso ci siano anche dei pescherecci qui dove comunque che lasciano degli scarti a mare. Quindi queste sono ottime zone, il porto è sicuramente un'ottima zona dove possiamo trovare del pesce foraggio, delle spigole, cefali, di tutto e di più. Ovviamente quando c'è mare molto mosso il pesce si muove dal porto ed esce da una parte, esce dall'altra, a seconda anche del vento. Come vedete qui ad esempio abbiamo un angolo di quasi di 90 gradi, se il vento viene da nord questa costa sarà sicuramente più esposta al vento, quest'altra sarà più riparata, quindi ovviamente, e viceversa se il vento viene da sud. Questo fa sì che il pesce si muove in una determinata direzione. Diciamo che qui, da quello che vedo, l'acqua sembra essere un pochino più bassa. Qui ci sono delle scogliere, già queste scogliere vicino tra il porto e la foce sono delle ottime scogliere dove io proverei. E qui già mi viene in mente di utilizzare degli artificiali che non arrivino molto in fondo, perché vedete gli scogli sono vicini, abbastanza raggiungibili, qui siamo negli ordini dei 20 metri, quindi questa è sicuramente un'ottima zona di pesce. Dopodiché cerchiamo quelle che sono le punte. Vedete, ogni punta corrisponde a un punto, o dove ci sono dei massi, quindi un punto naturale della costa, o se troviamo una punta sulla spiaggia, ora non ce ne sono granché,
Tuttavia, ecco, questo potrebbe essere un piccolo esempio, ogni punta corrisponde ad un ostacolo sommerso, un gioco di correnti che fa sì che si accumuli la sabbia. Come vedete, qui quindi sono degli ottimi punti, tutti questi qui. Io proverei sicuramente, poi è ovvio che non tutti i punti sono migliori di altri, ma qui tra questi scogli sicuramente ci possono essere delle spigole, quindi prima scogli bassi, poi un gradino che scende e qui ovviamente andiamo a utilizzare sia delle esche abbastanza galleggianti e poi delle esche diciamo che sondano un pochino più il fondo. Ci spostiamo piano piano su questa spiaggia, dipende se si formano dei canaloni, questo potrebbe essere anche un ottimo punto, perché? Perché a questo punto, vedete, ci sono sempre degli ostacoli sommersi, dove comunque i predatori amano cacciare, ma non solo loro. E poi, andando avanti, si arriva alla foce del fiume. Questo è un altro elemento molto importante. Anche qui, vedete, dall'immagine Google Map io già mi rendo conto se la corrente, come si muove la corrente. Questa è l'acqua dolce, ovviamente qui vedo l'incontro, diciamo, con l'acqua salata e poi ovviamente l'acqua viene disciolta. E qui è dove andiamo a insediare le spigole o i nostri predatori. Alla foce sicuramente, allo sbocco, dove serra e lecce amano cacciare. Se volessi insediare le spigole, andrei dentro e cercherei, diciamo, dei punti dove comunque l'acqua si tende a fermarsi, come ad esempio potrebbe essere questo, ad occhio, e poi ovviamente tutto va valutato sul territorio. Questo è sicuramente un altro punto, vedete, qui ci si allarga, io lancerei da questa zona qui, se ci fosse la possibilità. Poi, pescando fuori, vi ricordo che in foce sì, si pescano i pesci, anche se il pesce tende a muoversi, soprattutto se c'è mare, seguendo la corrente d'acqua dolce, quindi se il vento viene da nord andrei a pescare su questo lato, viceversa da quest'altro lato, anche se qui diciamo c'è questa scogliera che dà un po' fastidio, anche se questo potrebbe essere un ottimo punto dove lanciare. Poi vedete ci sono tutte queste scogliere, anche qui secondo me ci può essere un buon accumulo di pesce, soprattutto in presenza di queste scogliere sommerse. Scogliere sommerse sono amate dai nostri predatori e è difficile raggiungerle. E qui ovviamente il pesce staziona, per quale motivo? Sia perché trova, diciamo, dei ripari, degli anfratti, cose da mangiare, ma soprattutto perché dopo la scogliera, quando il mare arriva da qui, si creano delle buche. Già qui si vede la differenza di colore. Queste buche sono ottime. Se vado a studiare la spiaggia, vedo che anche qui ci sono dei canali, tutti questi canaloni con delle secche, e anche qui sono degli ottimi punti dove poter lanciare. Questo in particolare, questo in particolare. E così via. Quindi, come potete vedere con Google Map, io ho delle ottime informazioni. Poi, ovvio, queste informazioni andranno interpretate con la pratica, con l'esperienza, andando, diciamo, a sondare il posto di persona. Tornando al nostro bel porticciolo, ovviamente qui abbiamo dei bracci. Io non so se ci si può andare, non ci si può andare, si può pescare o meno. Questo ovviamente va valutato. Un punto ottimo è sicuramente questo, perché mi permette di lanciare qui e comunque avere tutto il pesce che entra per cacciare i mugini oppure diciamo fuoriesce dal porto. Quindi questo è sicuramente un ottimo posto. Anche ottimi posti sono questi, vedete qui come la corrente diciamo del mare tende poi ad incrociarsi diciamo con la corrente che invece viene da sud, quindi c'è un giro di correnti importanti in questa zona qui e questo è un ottimo punto dove io andrei comunque a provare. Per invece parlare della parte invece a sud, questa è una zona che funziona con venti da sud. Probabilmente no, perché mi va a creare del mare mosso. Ottime tutte queste scogliere qui, perché vedete, sono riparate, quindi l'onda si infrange, crea delle buone buche dove io andrei sicuramente a provare. Anche qui c'è un impianto, non so cosa sia, che probabilmente scarica qualcosina a mare, non so neanche se ci si può pescare. Questa sembra essere una piccola focetta, ottima soprattutto quando piove. Vedete, tutta questa zona di scogli è una zona ottima. Anche qui proverei. Questa davvero sembra essere un'ottima zona di pesca. È sicuramente da provare. Vedete, qui il fondale è diverso, sembra essere più profondo di quello di prima, quindi anche qui utilizziamo delle esche che fondono di più. Quando vedete queste scogliere qui, sono sempre degli ottimi punti. Se io dovessi scegliere un punto tra tutti questi, io sceglierei proprio questo. Mi piacerebbe lanciare qui, perché? Perché i grossi predatori se ne vanno a razzolare su questa scogliera, quando c'è il mare mosso probabilmente si spingono qui a caccia di prede più piccole. Ovviamente tutte queste sono ipotesi, poi vanno visualizzate e provate, diciamo, con la pesca sostanzialmente. Detto questo è un piccolo esempio di come Google Map ci possa aiutare in maniera incredibile nel trovare, diciamo, i punti ottimi dove cominciare a pescare.
E ci permette anche di valutare a seconda del vento. Vedete qui venti da nord che erano sicuramente il mare mosso qui. Qui venti invece che provengono da est o da sud tendono invece a smuovere di più questa parte, mentre questa rimarrà sostanzialmente più calma. Questo ci permette di capire anche con tutti i metodi di pesca. Voglio farmi una pescata a cefali, ma c'è un forte vento di grecale o di scirocco, non è un problema, mi metto qui e posso comunque pescare nel momento di tiro al porto. C'è vento di maestrale, devo cambiare, mi metto da quest'altra parte. Quindi grazie a Google Maps sono in grado di fare tutti questi ragionamenti, ma soprattutto trovare quei punti che possono regalarmi delle grandi soddisfazioni. Ragazzi, ovviamente vi ho fatto vedere come trovare alcuni spot che potrebbero essere molto interessanti. Poi sta a noi andare lì di persona e osservare il mare in diverse condizioni. Io vi raccomando sempre di osservarlo con mare calmo, come nella giornata di oggi, per vedere dove ci sono gli scogli, dove ci sono le buche, cose che ovviamente non riusciamo a vedere da un'immagine satellitare. E quindi poi andare a provare in quei luoghi col mare giusto, quindi con la scaduta o col mare calmo se facciamo altri tipi di pesca. Quindi ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto cercate il vostro spot e tenetelo ben segreto, perché vi ricordo che dove trovate un buon posto per pescare, quel posto vi regalerà sempre dei pesci se lo trattate con rispetto. Quindi preleviamo una spigola alla volta, giusto una volta ogni 2-3 settimane, e quel posto non si impoverirà mai. Fidatevi. Alla prossima!